Dove te ne vai così allegra? Vado a mangiare alla Bella Napoli. Ah, è certo, ristorante pizzeria Bella Napoli ti offre la pizza più buona dell'Oltrepò Pavese. Qualità delle materie prime, ambiente accogliente, velocità ed attenzione al servizio la rendono la meta ideale per una pausa pranzo veloce o una gustosa serata con gli amici. E poi, pizzeria Bella Napoli ti mette l'allegria. Solo a Casteggio, in via Vigorelli 1-3. E se vieni proprio stasera, c'è una sorpresa per te. La lingua rumena è diventata materia obbligatoria in due scuole elementari di Ladispoli, sul litorale laziale, dove il 20% della popolazione proviene dall'est Europa. I genitori dei bambini italiani a Repubblica.it hanno commentato: sarebbe meglio studiare bene l'inglese e non togliere spazio a materie più importanti. Sono gli immigrati che devono imparare la lingua e non viceversa. La penso così. Guardi, finiamola lì. Io lo penso così, che sono loro che si devono adattare di più a noi. Quindi dedicare più tempo ad altre materie eventualmente? Eh sì, gli studenti italiani naturalmente preferiscono l'inglese al rumeno, perché penso che serva di più l'inglese che il rumeno, è più facile andare in Inghilterra che andare in Romania. Se dovessero alle scuole elementari di Casteggio introdurre eventualmente la lingua della comunità più attiva, poniamo il caso eventualmente i rumeni? Non ho niente in contrario, per l'amor del cielo, però penso che sono gli altri che si devono adattare di più a noi. È giusto che studino due o tre lingue, no? È giusto, no? Che no, se io vado all'estero e che sono l'italiano, se so un paio di lingue, come fanno tanti che vengono qua, i marocchesi, sanno due o tre lingue, sanno. Giusto, sì, si può vivere, per farci un po', se no si trovi sperso, no? Quindi tendenzialmente lei sarebbe favorevole al fatto che gli studenti italiani... È giusto che studiano un paio di lingue, se uno c'è giro, va a fare una gita, va a fare una cosa, se sanno assassare la sua lingua è tutta un'altra cosa, no? Si può esprimere, se no rimane sempre... Dobbiamo andare tutti con i segni. Pensa che possa essere utile anche per aiutare a comunque includere maggiormente altri ragazzi di nazionalità rumena in modo che possano interagire di più? Guarda, io lavoravo qua in un'azienda, c'erano 5-6 rumeni che mi lavoravo insieme, mi volevano bene perché io ci volevo bene 100%. Ogni giorno ci portavo un po' di pasticcini, un po' di tutto. Quando mi vedono mi trovano, sono contenti perché li ho sempre trattati come fratelli. È meglio che studiamo quelle che servono. Quindi darebbe priorità a altre materie scolastiche? Inglese, quelle cose lì. Rumena anche se non si impara è uguale. Quali potrebbero essere i metodi per favorire l'integrazione dei nuovi studenti rumeni in classi? Facciano quelle che fanno i bambini italiani. Quelle che fanno i nostri bambini fanno anche loro. Andare a scuola, studiare l'italiano, basta. No, ma sono già magari in classe insieme, però proprio per integrare e farle più conoscere meglio tra loro. E fargli qualche ora in più per la lingua italiana. Quindi insegnare ai rumeni... Senza in più, insegnargli magari l'italiano più che altro. Se qua a Casteggio, nelle scuole elementari di Casteggio, dovessero introdurre la lingua rumena, lei si opporrebbe o comunque accetterebbe la cosa? Ma accetterei, tanto ormai si accetta tutto. Lei ha figli? Sì, ne ho due. Vanno qua a scuola? Uno fa la scuola media, l'altro l'agraria. Pensa che a loro farebbe piacere magari imparare la lingua di alcuni coetanei che hanno in classe? Sempre un'esperienza in più. Quindi da un certo punto di vista potrebbe magari aiutare? Può essere anche informativo più che altro.